Ciao a tutti e ben ritrovati dal Covo di Diana. Oggi vi darò qualche consiglio per festeggiare Semein 31 ottobre. Le divinità sono Ecate, Pan, Persefone, Ade, Morrigan. Erbe, alloro, lavanda, artemisia, noce moscata e salvia. Pietre, ossidiana, onice nera, eliotropio, ametista, opale. Semein Samhain cade il 31 ottobre ed è conosciuta in tutto il mondo anche come Halloween e Vigilia di Ogni Santi. È l'unica festività che riguarda direttamente i defunti. Per questo motivo, la celebrazione di Semein definisce in modo completo il ruolo della morte nel ciclo della vita e l'importanza delle sue lezioni nella nostra realtà personale. In molte culture antiche, Semein segnava l'ultimo giorno dell'anno. Per questo motivo diventava un'occasione per chiudere tutte le questioni lasciate in sospeso. Quando la stagione del pascolo si chiudeva, il bestiame veniva riunito e selezionato. Alcuni capi venivano mandati al macello e altri riportati nelle stalle. Gli agricoltori mettevano da parte il raccolto, lasciando marcire nei campi ciò che restava come tributo alla madre terra. Ma ci si occupava anche di altre faccende. I debiti venivano saldati e le controversie risolte. In realtà, tutto ciò che poteva pregiudicare la buona sorte nel nuovo anno veniva affrontato senza indugio. Tuttavia, la funzione principale di questa giornata probabilmente riguardava le persone decedute durante l'anno. Era importante che potessero avere un riposo tranquillo prima dell'avvento del nuovo anno, che fossero onorate e ricevessero il dovuto, che i loro spiriti non provassero disagio o dispiacere, per timore che continuassero a vagare sulla terra. E dato che il velo tra il mondo fisico e quello spirituale è molto sottile a Semein, era un giorno eccellente per occuparsi di loro. Come i nostri antenati, anche oggi ci prendiamo cura dei defunti a Semein. Li invitiamo nei nostri cerchi, offriamo loro tranquillità e li lasciamo parlare attraverso di noi. Li onoriamo, lodiamo le loro azioni terrene, riconosciamo i loro meriti. Poi li riaccompagniamo oltre il velo, dove possano riposare fino al momento in cui ritorneranno a vivere sulla terra. Poiché il velo è più sottile a Semein, apprendiamo anche molte cose da coloro che vivono nel mondo dello spirito. È l'unico momento dell'anno in cui i loro messaggi ci raggiungono con facilità. Ecco perché molte persone lavorano con strumenti divinatori in questa giornata. Mentre io di solito uso i tarocchi per comunicare durante il rituale, altri lavorano con le rune, i pendoli, gli specchi neri e così via. A volte gli strumenti non sono neanche necessari, i messaggi sono così forti e chiari che si ha l'impressione che qualcuno ci parli all'orecchio. Sia come sia, molti messaggi arrivano con grande rapidità. Quindi è consigliabile tenere carta e penna a portata di mano per prendere appunti. Ogni messaggio è importante e non potete certo correre il rischio di dimenticare qualcosa. Indicazioni per il cerchio di Semein. Per l'altare usate un panno arancione o nero, candele arancioni e nere, decorate con mele, melograni, crisantemi e calendule. Bruciate l'incenso di Semein, una mistura di alloro, noce moscata e salvia. Usate delle piccole lanterne fatte con una zucca vuota per segnare i punti cardinali, disponendo in prossimità di ciascuna direzione una candela del colore appropriato agli elementi corrispondenti. Formate il cerchio usando la tame, dopodiché, rivolti a ovest, tracciate un pentagramma di invocazione con la tame per aprire la porta. Poi evocate i defunti con queste parole. Invocate Pan,
il custode della Summerland, la terra d'estate, ed elargite benedizioni ai defunti pronunciando queste parole. Praticate tutte le divinazioni che volete. Poi ritornate a ovest con la Tame recitando qualcosa di simile. Sempre rivolti verso ovest, tracciate un pentagramma con la Tame per chiudere la porta del cerchio. Notate bene, in questo caso la chiusura della porta è di fondamentale importanza. Se lasciata aperta, gli spiriti non riusciranno a ritrovare la via del ritorno a Summerland e continueranno a vagare sul piano terreno. Verseranno in uno stato di confusione e di fatto potrebbero causare seri problemi alla vostra vita. Suggerimenti per celebrare Semein. Mettete una candela sulla finestra per guidare i defunti verso il mondo dello spirito. Accendete la candela e recitate. Dato che questo è un periodo in cui viene portato a compimento, l'incantesimo viene spesso praticato per sbarazzarci di aspetti personali che non ci soddisfano o per abbandonare cattive abitudini. Scrivete la caratteristica o l'abitudine su un foglietto, dategli fuoco e gettatelo nel calderone, pronunciando parole simili a queste. Visto che inizia il periodo più buio dell'anno, dite addio al sole e augurategli buon riposo, finché non rinascerà a Yule. Al termine del rituale, congedatevi pronunciando parole simili a queste. Adesso spegnete tutte le candele a significare la sua assenza. Per nutrire i defunti durante il loro viaggio e guadagnarvi le loro benedizioni, dopo il banchetto lasciate all'aperto o sotterrate qualche mela e un melograno. Lasciando i frutti, recitate queste parole. Concludo augurando a tutti voi un buon Semein, Samhain, Halloween o Notte di Ogni Santi. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per le notifiche. Alla prossima!